tanto, Lori. Una carrellata di immagini meravigliose. Proprio, Simone Di Carlo, uno dei nostri autori, insieme a Marcello Villella, ti ha fatto questo omaggio. Grazie. È andato a scovare nelle teche Rai proprio i tuoi inizi. Sì, perché ho iniziato proprio in Rai. In Rai, esattamente. Sì, una grande emozione. Guardiamo una foto proprio di Lori adolescente. Poi hanno tante domande, ragazzi. Guardiamo. Mm. Vediamo un po'. Eccola, eccola. Che anno era? Cioè, quanti anni avevi? Non tanti, non so, io non ho mai avuto un'età specifica, diciamo. Sì. Diciamo quella maggiorenne. Quella che conviene. Maggiorenne, quella che conviene. Sì. Che adolescente eri? Molto introversa. In realtà avevo paura sempre, paura di essere sgridata, paura di mia madre, paura di uscire, ero molto sola. Tu infatti, hai raccontato che avevi paura di sentirti un peso. Ma più che altro... Perché? Perché nella famiglia questa sensazione? Non avevo esperienza e mia madre era molto rigida, eravamo due sorelle, non sono mai uscita fino praticamente quasi ai 18 anni e non conoscevo il mondo maschile perché non c'erano uomini in casa mia, non sapevo esattamente cosa fare, però ho imparato. Ci ho messo poco a imparare perché quando esci da sola nel mondo, se non stai attenta, ci sono gli squali che subito ti vogliono aggredire. Insomma, non avevi una figura maschile in casa, però insomma di uomini ne hai incontrati tantissimi. Dopo, sì. Dopo, molti. Diciamo che prima avevo incontrato solo, diciamo, degli amici di mia madre che si presentavano tutti dicendo uno era mio zio, un altro era il cugino della campagna che arrivava con le pesche, l'altro portava il formaggio. Io non capivo. Tutti questi, diciamo, personaggi che non venivano spesso, che portavano delle cose, non ho mai capito. Ho capito dopo. No, allora spieghiamola. Sì. Erano degli uomini che comunque ti infastidivano? No, erano personaggi che probabilmente mia madre amava o non so, però lei aveva il timore di presentarli in famiglia, quindi tutta falsità portava. Io ci credevo però. Con te che rapporto avevano? Fino a quando ero rimasta abbastanza piccola, tutto ok, solo che crescendo notavo sguardi strani, cose un po'... Però non è mai successo niente, piccole cose, ma niente di straordinario. Allora, tanti amori abbiamo detto. Tanti amori sono leggende. Guarda, io ho qua un anello. Sì. Dicevi che cos'è questo anello? Ragazzi, allora, questo anello, ovviamente non è proprio quello, ma è, fa parte di una leggenda. Perché a un certo punto Lori, bellissima, incontra Adnan Khashoggi, l'uomo più ricco del mondo, che la invita sul suo Panfilo, no? Sì, assolutamente. Nabila. Sì. Ecco, che succede? Nabila. Nabila. Io niente, ero lì che giravo. Ma insomma, questo anello non giravo, proprio questo. Vedevo i marinai in realtà che pulivano, un altro metteva. Io, perché poi non è che uno sta con qualcuno, tu sei lì nella tua stanza. Avrebbe fatto follie per te. Si dice che ti abbia regalato un diamante meraviglioso. No, si dice che in realtà si dice. Sì, ecco. Se vuoi io ti regalo questo. Sì, si dice, perché quando si dice alla fine sono tutte cose un po', diciamo, esagerate. Certo. In realtà lui faceva dei regali ponderati, molto ponderati. Tu questo me l'hai sempre detto, era un po' tirchio, eh? No, tirchio no, ma insomma... Rispetto alla ricchezza che aveva, insomma, Khashoggi. Sì, esatto. Diciamo che si poteva fare di più, ma io non avevo nessuna pretesa, perché mi bastava osservare la bellezza della, diciamo, di cose che non avevo mai visto, io ero solo estasiata. Allora, guardiamo adesso una foto, dovrebbe arrivare invece, entriamo proprio nel terreno degli amori veri, no? Eric Clapton, eccolo. Eric Clapton è una storia importante, perché voi avete anche un figlio. Assolutamente, questa è stata forse la storia più importante a livello emotivo che ho avuto ed è durata anche parecchio, però non tutte le cose durano per sempre, ma non posso dimenticare perché tante emozioni, tante cose... Tante anche cose poco carine, ma che comunque raccontano una vita, sai? Perché, lo dico,
assolutamente per dato di cronaca, poi non ci torniamo, tu e Clapton avete avuto un figlio, Connor. Sì, una persona, un bambino bellissimo. Un bambino bellissimo che è precipitato a 5 anni dal 53° piano di un grattacielo di New York. Per colpa ovviamente umana. Beh, ci sono degli umani che sono, non sono attenti, fanno cose che non dovrebbero fare, non ci si può mai fidare, ma anche se prendi tutte le precauzioni succede ugualmente, sì, è un destino forse. Tu mi hai raccontato una volta che per uscire da quel dolore fortissimo tu ti sei chiusa in casa. Sì, non riuscivo più a sentire i rumori di chi rideva, sai, quelle cose così. Mi hai detto, era come se io fossi in una stanza insonorizzata, sì. In realtà non lo era, perché tu eri proprio sospesa in una nuvola. Assolutamente, una era come se avere una protezione, però li senti i rumori, ma sono un po' bombati, sai, così. Per tanto tempo sono vissuta in questo, diciamo, mondo alternativo, ma poi però bisogna trovare l'uscita. Come sei riuscita a riemergere da questo pozzo di sofferenza? Sì, la fatto, sofferenza più grande per una madre. È la ricerca della felicità, ecco perché appunto... Il tuo libro. Ho scritto anche... La felicità come optional. La felicità è una cosa che in realtà ci abbiamo un po' tutti ed è lì vicino a noi e noi la dobbiamo vedere, la dobbiamo prendere, no? La dobbiamo riconoscere ed è come un po', sai, ogni anno si fa la dichiarazione dei redditi, sì. Bisogna però ogni anno fare il controllo, diciamo il check-up di questa felicità, scoprire se abbiamo valigie che pesano troppo da gettare, fare pulizia, capire quali sono le cose importanti, quali sono invece le cose da rendere importanti, perché sai, io penso che nella vita bisogna fare, e altrimenti tutte rimangono parole che si perdono nel tempo. Guarda, la cosa che... Come, aspetta, fammi finire sì. Questa che si perdono nel tempo come lacrime sotto la pioggia. Sotto la pioggia. Un inno alla vita, perché di dolore ne hai avuti tantissimi. Dopo la morte di Connor hai perso un altro figlio, Lorena. Molto dopo. Un ragazzo che si è tolto la vita post-adolescente, era appena maggiorenne, perché sì. Era affetto da una... Sì, da una malattia, che è una malattia rara, che colpisce una persona su mille, ed è una malattia strana perché non si riconosce ovviamente, è un problema proprio dalla nascita, diciamo, e da dopo i 16 anni, piano piano, si sviluppa e si concretizza, solo che io non conoscevo questo genere di cose e io intravedevo qualcosa di strano, ma pensavo sempre di giustificare come una persona, essere una personalità, una caratteristica del proprio essere, anche se la vedevo come una cosa un po' al limite, no? Però non mi ha mai fatto preoccupare più di era tanto. Era depresso? Non so, stava sempre tranquillo, sempre, diciamo, nel come suo mondo. Anestetizzato. Sì, esatto. Mondo però se doveva per forza dire qualcosa, era qualcosa che era gentile, era buono. E questo a me faceva un immenso piacere, felicissimo. Che cosa ti ha aiutato? La fede oppure il fatto di sapere che comunque tu hai un altro figlio, bellissimo, quindi la vita... avanti, assolutamente. Dobbiamo rimanere per quelli che ci vogliono tanto bene ancora, non si può far soffrire gli altri, bisogna, cioè il dolore a volte rende egoisti. Sei caricata anche del dolore di tuo figlio. Cioè perché essere egoisti, no? Dici ok, io non ce la posso fare, e invece no, bisogna farcela per gli altri, bisogna pensare agli altri, essere generosi. Poi nella sua vita arriva, perché vedi, sono... È una vita complessa, no? Bene, male, fortuna, sfortuna. I greci la chiamavano Tyuche, i latini cieca sors, no? Mm-hmm. Poi arriva, guardiamo adesso, Marco, che è il tuo giovane, eccolo, 10 anni insieme. Un ragazzo che ha quanti anni, me lo dite?
a quanti meno, non lo so, non quanti, lo ne, perché... a lui, ecco, lo quanti so. Ne a lui? Mi sembra 30. 30. Sì. E da 10 anni va avanti questa storia. Cosa Quasi 10 anni, sarà 10 anni a settembre. Cosa ha di speciale questa storia? Non so, che lui mi ama, dice che continuamente mi dice che mi ama e che vuole stare con me. E gli ho detto, ma scusa, vai, perché il mondo comunque è vasto, se vuoi andare vai. E lui ha detto, cosa? Mi stai offendendo? Insomma, voglio dire, quando qualcuno vuole veramente stare con te, io non riesco a mandarlo via, ma non ho ragioni per farlo. Certo. È che a volte penso che magari vuole fare altre esperienze, perché lui è una persona fedelissima, e questo lo so per certo, e invece no, lui vuole pensa... Vuole stare con te. Vuole stare con te. Ti ho detto, te. Tu sei una donna speciale, non è difficile crederlo. Partiamo con le domande dei ragazzi. Francesca. Ciao Lori, tu sei una donna bellissima e piena di valori. Io voglio chiederti, hai paura del tempo che passa? Sì, beh, più che paura, voglio essere certa di rendermene conto per essere preparata, diciamo, a lasciare questa terra. E quindi ho già iniziato a regalare tante cose, perché voglio che ogni cosa trovi la persona che l'apprezza. Per esempio, no? A tuo figlio? Beh, a mio figlio? Cosa hai regalato? No, a lui di cose materiali solo promesse. Ah, ecco. sì, perché... A Marco? Anche beh, a lui faccio tanti regali, beh, è difficile, ma io voglio regalare anche gli oggetti, sai, le cose. Per esempio l'altro giorno ho svuotato la soffitta, ho fatto arrivare tutto in casa, ho detto ok, questo a te, questo a te. Forse un po' presto, e il problema è che non sappiamo quando accadrà, però è meglio iniziare. Azzurra. Buonasera Lori, volevo chiederti, sinceramente parlando, quanto ha contato la bellezza nella tua vita? Beh, nella mia vita ha contato al 100% quasi. Molto sincera. Voglio dire... veramente merita un applauso, perché sì. Non è mai ipocrita, lei dice sempre la verità. No, devo dire al 100% come inizio. Però non basta, perché io ho visto tante bellissime donne nel tragitto, che si sono perse perché non avevano voglia comunque di soffrire, di essere pazienti, di avere, sai, rispetto anche del proprio corpo, perché se tu assumi sostanze, se fai cose, cioè bisogna innanzitutto proteggere il proprio corpo perché duri il più a lungo possibile. Ti è mai capitato di assumere sostanze? Beh, mi è stato proposto, ma ho sempre rifiutato, perché io amo comunque il mio corpo. Ho pensato, tanto comunque dobbiamo morire, ma se tu acceleri il processo... Diamo un messaggio molto chiaro, non c'è distinzione tra droghe leggere o pesanti. No alla droga. Ma guarda, ma non... Ma non è solo la droga, ci sono tantissime, ci sono tante altre cose. I sonniferi, oppure anche solo fumare. Cioè, io sono per il rispetto totale. L'unica cosa che ogni tanto mi concedo è mangiare un po' di più. Non si vede. Però poi dopo ti rimetti subito. Voglio dire, sì, ma la bellezza poi a volte sfugge, perché comunque con l'età, sai... Non è il tuo caso. Però caso, se c'è, bisogna in ogni caso saperla mantenere, concepire nel suo esatto valore, perché non è tutto. Maria Vittoria. Buonasera Lori, hai avuto tanto dalla tua carriera, che cos'è che ti è mancato? Bella domanda. manca sempre qualcosa, perché io credo che l'essere umano non si accontenti in realtà mai, no? Appena hai una cosa che hai desiderato, 1, 2, 3 già ne vuoi un'altra, è come dire, non c'è la pace. Io ho pensato che a volte un po' di tensione possa servire, sai, un po' di insomma, pensare a qualcos'altro, no? Di volere qualcosa a volte ti eccita, ti rende comunque sveglio, perché accontentarsi troppo ti fa dormire. Sempre, come dire, the next level, dicono gli americani, no? Un passo successivo. Sì. Pietro. Hai mai fatto una pazzia per amore? Molti l'hanno fatta per lei. Sì. Sì, l'ho George fatta. George Harrison. Sì. Ma no, non ne parliamo, perché veramente tanti. L'ho fatta, per esempio, a volte nel credere che uno mi amasse veramente, fare delle cose per lui importanti, per poi scoprire che...
non valeva la pena. Non valeva la pena. Gaia. Come abbiamo accennato prima, nella tua variegata carriera ti sei anche cimentata nella scrittura. Sì. Il tuo libro si intitola appunto La felicità come optional. Qual è, ti volevo chiedere, la tua personale definizione di felicità? Sì, ho scritto appunto come optional perché non tutti vogliono in realtà essere felici. Perché basterebbe avere un po' più di filosofia, capire un po' di più l'essenza della vita per esserlo. E invece a volte uno è così materiale che non distrugge qualsiasi possibilità di felicità e preferisce vivere nell'abnegazione, sì, nel dolore, nella insoddisfazione. Io sono positiva, vedo tutto positivo. Il suo messaggio è molto bello, ragazzi, perché lei dice la felicità è una conquista e anche un dovere che abbiamo, vero? Un diritto, sì, ma anche un dovere. Stefania. Sì. Ciao Lori, resto un po' nell'ambito delle definizioni. Dicevamo anche prima che tanti uomini ti hanno amata, tanti ti hanno corteggiata, ma tu nello specifico quanto hai amato e soprattutto qual è per te la definizione d'amore? Ecco, qual è la definizione d'amore? La prima che io ti grazie al fato ho amato meno di quello che loro credo mi abbiano amato, perché loro continuavano a dirmi ti amo, io ero incerta, non sapevo chi scegliere, certo. Sai quando tutti ti dicono ti amo. Sì, ma tutti, e tutti volevano... sì. Ma tanti, cioè, bellissimo, ma anche in contemporanea, e ecco. Dicevo, ma è possibile veramente? E li hai messi alla prova? No, ma tutti ti amo, ti voglio sposare, e io però volevo andare, volevo invece fare le mie esperienze, perché comunque a volte quando ti sposi molto giovane devi comunque rimanere lì, certo. Non è che puoi volare. È anche giusto, e quindi l'amore per me è ovviamente, l'amore è un'emozione che ti spinge a fare delle cose straordinarie per qualcuno. Mattia. Buonasera Lori, temi il giorno in cui i riflettori si possano spengere su di te? Sì, interessante. No, anche a questo ho pensato. Sì, e tiene le luci tutte accese. Io voglio prevedere tutto. E ho detto, mi devo preparare psicologicamente. A parte che è 40 anni che lo penso, ma non si sono ancora spenti. Non si sono ancora spenti. Però voglio essere preparata prima, perché dico, ma se si spegnessero, al momento in cui si spengono sei tu la luce. Certo, bellissima questa. Questa è una cosa molto bella, prendete nota ragazzi. Torniamo all'Edwall. Chi ci sarà accanto a te? Ragazzi, chi c'è? Chi ci sarà? Guardiamo. Il collega Arbore. Sì. Io e il collega Arbore. Stiamo qui giù in questa cantina a guardare, a vedere decine e decine di bobine, di filmati. Vabbè, io adesso volevo parlare della semantica dell'eufemismo. Semantica. Tu sai che cos'è la semantica, certo, dell'eufemismo? Come non so che cos'è la semantica. La semantica è una canzone famosa. La semantica significa... Tu sei semantica, amica di Lulù. Tu devi stare a sentire a me. Chi ha messo le sedie rotanti? Ecco. Dunque, l'eufemismo viene da eufemia. Eufemia. Sì, Santa Eufemia, vicino Reggio Calabria. Non ha visto neanche quello che c'è da vedere in questo studio finora, ma eccolo là. Ecco la signorina Lori che fa il suo dovere. Renzo Arbore. Sì. Momento. No, non posso dimenticare importante. Questa trasmissione è stato il mio primo lavoro, sì, in Rai. Quando sono arrivata ho visto Rai, mi sono emozionata. La parola Rai scritto. No, aspetta, tocco, perché insomma mi hanno proposto questa trasmissione, mi hanno detto però sono imbarazzato, me l'ha chiesto De Crescenzo, dice perché dovrei fare quasi niente. In realtà entri e porti un caffè. Basta. E te ne vai. Però insomma, con De Crescenzo e Arbore, ma io ero così felice, ho detto ma no, un onore per me. Invece poi mi hanno messo la sedia lì fissa, quindi... Certo, vedi? Bellissimo. Allora, adesso ci sono tre uomini, anzi no, due uomini e una donna. Torna Lemiro, guarda un po'. Poi c'è presidente Zelensky dell'Ucraina, e poi c'è il premier Giorgia Meloni. Mm-hmm. Allora, tu devi andare a cena con uno di questi tre personaggi. Con chi vai e perché?
Beh, con Giorgia. Con Giorgia. Assolutamente sì, io sono molto felice che finalmente una donna ha una posizione di potere così elevata, se l'è conquistata ed è un personaggio come che come tu cucini, mi la potresti molto invitare anche a cena a casa? Assolutamente, sono pronto, sicura che lei sia adatta a qualsiasi sorpresa. Va bene. Allora, grazie davvero di essere stata con noi, Lori. Davvero grazie, perché ti sei raccontata ai ragazzi e hai dato un messaggio importante. Eccolo, questo è il libro, la felicità come optional. La felicità non va mai dimenticata, bisogna sempre cercarla, perché poi, come dice Stefano Benni, prima o poi la felicità arriva. Beh, grazie. Certo. Andiamo, se ti va, ad incontrare, dopo appunto una storia di boomers, un'altra ragazza della generazione Z. E beh, chi non ricorda Livietta di Provaci Ancora Prof? Guardate, grazie Lori. Prego.